ben ritrovati nel mio canale, in questo mio nuovo video. Come al solito, mi raccomando, iscrizione, campanella attiva, like, commenti per sostenere il canale e iscrizione anche al gruppo WhatsApp tra i miei iscritti, le info le trovate in descrizione. Allora, ieri mi sono imbattuto in una trasmissione Terzo Tempo su Radio Bianconera in cui è stato intervistato praticamente l'avvocato Massimo Durante, che ha fatto un interessante parallelo tra quella che è la giustizia ordinaria, che è una giustizia equa, perlomeno giusta, che dà la possibilità a tutte le parti in causa di poter eventualmente esporre i fatti e dire la propria, e quella che lui chiama una roulette piuttosto che una giustizia sportiva, che è una sorta di giustizia sommaria e che sta scherzando seriamente con il fuoco, poiché la Juventus potrebbe far saltare il banco più e più volte. Questo ovviamente lo sa, sta rischiando, sta avendo dei segnali, come appunto quella volta in cui il TAR del Lazio, quindi già la giustizia ordinaria, si è espressa a favore della Juventus, cosa che potrebbe nuovamente accadere con eventuali rimborsi da parte della Juventus qualora le cose non si mettano come dovrebbero mettersi, perché esiste una sorta di principio che ci divide da quello che è un, diciamo, una sorta di società civile, la possibilità di difendersi e di possibilità di poter avere uno spazio in un confronto, in un processo. La giustizia ordinaria si prenderà i suoi tempi, ha già rimandato il tutto al 10 di maggio, però sarà una cosa molto molto lunga. La giustizia sportiva invece vuole andare a punire solo esclusivamente una singola squadra, e questa non è più propensa a non difendersi come nel 2006, si sta per difendere con le unghie e con i denti, e molti pagheranno quello che sarà un conto salato che la Juventus presenterà a enti e eventuali anche persone. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio a quello che è l'intervista, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è importante, e fino alla fine, sempre solo, forza Juve! Siamo pronti per andare dall'avvocato Massimo Durante? Siamo pronti? Avvocato, buonasera, grazie ancora una volta di essere qui. Buonasera, voi come state? Buonasera! Stiamo bene, lei come sta, avvocato? Sempre meglio, la grande direi. Sempre meglio anche parlando in, insomma, a forti tinte bianconere? E soprattutto parlando a tinte bianconere, bello sta per arrivare. Vale a dire? Vale a dire che la Juventus a breve farà saltare il banco. Cioè, questo è un periodo in cui sinceramente mi sto veramente divertendo, no? Sì. Perché tutti possono dire tutto, si gioca a chi più la spara grossa, e io non riesco a star dietro, perché tra l'altro lavoro anche ogni tanto, no? E non riesco a star dietro proprio a tutto quello che le persone dicono, però ogni tanto pesco qua e là e sento, ad esempio, non per fare nomi, ma l'ex AD Nerazzurro Paolillo, sì, che si è stupito perché la Federazione Italiana non si sia costituita parte civile. Ditemi voi, cioè, sono io stupito che lui si stupisca? La Federazione Italiana è, diciamo, la mamma che ha partorito non la giustizia sportiva, io non la chiamo giustizia sportiva a partire dal 28 marzo 2003, la chiamo roulette sportiva. È una strana roulette che si gioca unicamente con una pallina che gira attorno ai numeri, e questa pallina ha solo tinte bianconere. La giustizia sportiva, a partire da ieri, sa che è rimasta sola, sola soletta. Che si fa adesso? Non ha più la stampella di nessuno. Cosa può succedere? Che possa continuare con questi scempi che non hanno nulla né di giuridico né di garantista nei confronti della parte accusata? Bene, la Juventus fa saltare il banco e si rivolgerà alla giustizia ordinaria. Allora, siccome non vogliamo perderci nulla, avvocato, a volte sentiamo che la sua voce va e viene, le chiediamo di avvicinarsi al microfono, e partirei con le domande, visto che l'ho lasciato andare abbastanza a ruota libera. Pronti via, in primis, cercando anche di andare, come dire, ad argomentare quanto detto in incipit.
Come se lo spiega questo ritardo, tra virgolette, del Consiglio di Stato, che si è riunito venerdì? Non sanno che pesci prendere, ovviamente, okay. No? Cioè, è classico ritardo di chi aspetta l'assist da qualcuno. Ma vedete, secondo me è un po' come la Juventus gatto sta giocando, ma neanche con il topo, sta giocando con la mosca. La mosca che va a infastidire il gatto, che ronza attorno, il gatto guarda, osserva. Avete mai visto un gatto prima della cattura della mosca? Sta lì, attende, aspetta. Si fa anche infastidire, non lo metto in dubbio. Dopodiché serra l'attacco e si mangia la mosca. Uh-huh. E che la mosca è buona per un gatto, sono tutte proteine. La Juventus allo stesso modo sta osservando e sta dicendo: vediamo se ritornano sui loro passi, oppure vediamo di rivolgerci ad altri organi che determineranno necessariamente l'azzeramento di tutti i vertici federali e della federazione stessa. Perché vedete, qualcuno dice, io in primis, bisogna avere rispetto delle sentenze, bisogna avere rispetto dei giudici, bisogna avere rispetto del processo giusto, di tutto ciò che è sinonimo di giustizia. Ma l'ambito sportivo non si affida alla giustizia sportiva, si affida alla roulette sportiva. Perché? Perché ci sia un giusto processo, devono necessariamente essere rispettati dei principi cardine che ci distinguono, sì, dall'Iran, dal Malawi, da altri stati, no? Dove ovviamente non ci sono le minime norme civili, diciamo, i principi cardine del giuridico. Ora, la roulette sportiva, sì, adesso è rimasta veramente sola, è una procedura sbrigativa che è contraria alla Costituzione. Io non rispetto tali decisioni, perché? Perché non sono da rispettare. Perché io rispetto la sentenza di un giudice. Avete visto ieri cos'è successo a Torino? C'è una procura, sì, più che seria, perché credetemi, la procura di Torino è più che seria. E cosa ha fatto? Bisogna vedere quelle che sono le istanze della difesa, valutarle. Non siamo neanche all'inizio, siamo alla fase in cui non si sa neanche se sia competente Torino, Milano o Roma. Non l'hanno ancora deciso. Verosimilmente deciderà la Corte di Cassazione poi, con tempi ragionevolmente lunghi. La Cassazione deciderà. La Cassazione? Non deciderà questo giudice per l'udienza preliminare? Beh, nel caso in cui sorga contestazione sulla competenza territoriale, una ipotesi è quella che venga addirittura ok, certo, quindi si allungherebbe ulteriormente questo processo. Ma la procura di Torino, come tutte spero le altre procure, innanzitutto voglia di lavorare, infatti rispetto a tante altre, insomma, cioè, quello che contestano la Juve secondo me non è un unicum, non sul territorio nazionale, ma comunque, detto questo, la procura di Torino è abituata, grazie a Dio aggiungo io, a fare i giusti processi, e per fare un giusto processo non ci va la fretta, ci va la calma, ci va la competenza e soprattutto ci va l'applicazione delle norme. Questa è giustizia, il resto è roulette. Diciamo che la procura di Torino è particolarmente zelante nei confronti della Juventus, questo possiamo dirlo senza timore di essere smentiti. La giustizia sportiva ieri era lì ad aspettare, no, l'assist della procura, un qualcosa che non è arrivato. Che non è arrivato, adesso è sola soletta. Che succede? Beh, non si sa. Io dovessi consigliare al collegio di garanzia
consiglierei di restituire immediatamente i punti. Quante probabilità ci sono che ciò avverrà, secondo lei, avvocato? La restituzione dei 15 punti? Ma io non parlo di probabilità. Quante probabilità ci sono? Ma io ho detto, guardate, queste domande potete farmele, no, quando si tratta di un processo equo e serio. Okay. E se parlo di roulette sportiva, vi dico che quanti numeri ci sono sulla ruota? 36? Sì, compreso lo 0, cioè escluso lo 0. Che la pallina bianconera vada a finire nella casella, no, del singolo numero. Però vedete, c'è una cosa che vorrei anche sottolineare. 2 a 0 ci sono. Io parlo con tanti amici che nella vita hanno studiato almeno i principi fondamentali della Costituzione. Certamente. Cioè, insomma, hanno una certa cultura a livello tecnico, cioè della materia che stiamo trattando. Non tifosi juventini, tifosi romanisti, soprattutto napoletani, interisti, milanisti, tutti. Ma anche per loro è imbarazzante. Ma imbarazzante per il sistema calcio. L'ultimo mio amico romanista oggi mi ha detto: beh, certo Massimo, sai, pensa un po' se dovessero mandare la Juve in B. Che senso avrebbe il campionato? Non solo degli juventini, di tutti, probabilmente di tutti anche gli altri tifosi. Senta, avvocato, un altro suo collega è intervenuto ai microfoni di un'altra rete sportiva, ha detto che per quanto riguarda la manovra stipendi, invece la sentenza potrebbe arrivare a fine maggio, con l'ipotesi di una penalizzazione sul prossimo campionato. Chi è che l'ha detto? Scusatemi, quale sentenza? Quella della roulette Antonio sportiva? Maria Borelli. Quella della roulette sportiva potrebbe arrivare a fine maggio? Quella della giustizia sportiva, naturalmente. Giustizia ordinaria ne abbiamo per qualche anno, credo. Guardate, non so come faccia questo mio esimio collega ad avere tutte queste certezze. Siamo alla finestra. Io ripeto, secondo me, quando si rivolge una domanda a un avvocato, a un giudice, o comunque anche soltanto a uno che ha studiato, no, certo, questa materia, si devono fare dei discorsi molto generali, non ci si può lasciare andare a dire secondo me succede questo. Secondo me non sarebbe dovuto succedere quello che è accaduto, perché è una vergogna, sinceramente per me è una vergogna. Io ho studiato legge, mi hanno insegnato altre cose, signori, giratela come volete, mi hanno insegnato altre cose. Io non so cosa succederà. Vogliono la roulette sportiva, vuole forzare la mano? Magari. Cosa succede a maggio? Ci danno altri 30 punti di penalizzazione, ci mandano in bilico? No, poi pensavo in più. Va bene. Lei diceva, no, principi del diritto. Salta al banco. Salta al banco, certamente. La giustizia ordinaria. Però, punto. Cioè, abbiamo visto che c'è stata una sorta di, come dire, intervento, ingerenza da parte della giustizia ordinaria rispetto a quella sportiva. Poi abbiamo 3 minuti. Insomma, intervento da parte del TAR del Lazio che... Avrebbe dovuto insegnare tanto, bravissimo. Ha centrato proprio il punto. È stato un avviso unico e solo, come dire, dai il documento. Non era il fatto di dire dai il documento, no? E dire fai attenzione, esatto, come quando si ammonisce un giocatore, guarda che alla prossima, anche se lo sfiori, il banco salta. Bravo, è quello il punto, è quella la chiave. Cioè, non si può derogare a comunque dei vincoli costituzionali, si parla di ne bis in idem, inversione dell'onere della prova, presunzione di innocenza, tutte cose, cioè il fatto di essere puniti per una regola che non c'è, cioè per un illecito che non è illecito. Cioè non c'è regola, quindi tecnicamente non c'è illecito, ne abbiamo già parlato, avvocato, tante volte insieme. Ma sì, ma infatti, cioè, quando qualcuno fa le previsioni, le fa a livello sportivo, accecato dal tifo, io sfido qualunque altro mio collega, no,
a dire, a parlare della roulette, io non la chiamerò mai più giustizia sportiva, roulette sportiva, sportiva con la pallina tinta bianco-nera. Io pensavo alla roulette russa, questo, quella lì, come dire, un colpo sì, un colpo no, quindi lì le probabilità sarebbero 50-50. Ci scherzo un po' sopra, ecco, ricorda la pistola con cui venivano. Sì, posso, ecco, fare una previsione se volete, perché tanto di fesserie se ne dicono tante. Guardate, facciamo una cosa, io prevedo magari... Sì. La restituzione dei 15 punti, perché tanto ne ho sentite talmente tante che anche questa mia castroneria, no, fa proprio il verso a quante cose ho sentito. Facciamo una cosa, ci restituiscono i 15 punti, ce ne danno altri più 15. 20 più 20 punti di interesse e diventiamo campioni d'Italia con 3 giornate di anticipo. Ce lo segniamo, avvocato. Però mettiamo anche che ci ha fatto una risata sopra, idealmente, ecco, rispetto a questa previsione. Certamente, no? A chi la spara più grossa, facciamo così.